Piero Di Cristinzi, allora, si era parlato della possibilità anche di sospendere il calcio dilettantistico, ma insomma così non è stato. Insomma, tu ti sei reso parte attiva parlando anche col presidente federale, col governatore della regione Molise, anche perché i protocolli nella nostra regione sono assolutamente soddisfatti. Sì, vero. Io credo che il calcio dilettantistico regionale ma nazionale e giovanile è riuscito a darsi una sua organizzazione, in particolar modo a tutela, la prima cosa, la tutela sanitaria di tutti coloro che partecipano alle attività. Ha fatto dei protocolli molto importanti. Noi nella nostra regione abbiamo avuto la fortuna, anche in questo momento di grande difficoltà, di avere degli interlocutori tra regione praticamente, anche comitato tecnico-scientifico organizzato dallo stesso comitato, che hanno assolto in tutto e per tutto a quello che potevano essere le necessità delle società, ma anche praticamente cercando di mettere al primo posto sempre la salvaguardia della salute. Protocolli molto importanti che hanno evitato, credo, in un momento dove la pandemia sta dicendo di nuovo che è una problematica gravissima che incombe su tutta l'umanità, ma in particolar modo anche sulla nostra nazione e sulla nostra regione, e dove hanno fatto un ottimo lavoro e danno la possibilità di continuare a vivere lo sport e il calcio in particolare nei modi giusti e nei modi corretti. Naturalmente si va avanti a step, si va avanti con grande attenzione, e quello che è l'invito della federazione, un grande senso di responsabilità a rispettare le regole e a cercare che ognuno di noi sia responsabile di quello che fa in ogni momento della giornata. Questo certo, sicuramente c'è stata anche qualche scheggia impazzita, insomma, perché come definirla diversamente, questa situazione della Miranda che so, insomma, ti ha amareggiato moltissimo. Ma è stato un bruttissimo episodio, un episodio veramente anche grave dal punto di vista di come è stato messo in atto praticamente. Siamo in un periodo che non siamo a carnevale, siamo sotto una pandemia pericolosissima e lo stiamo vedendo in questi giorni, a differenza di marzo-aprile, che tutti quanti sapevamo dov'era il problema maggiore. Oggi sappiamo che il problema può essere dietro di noi. In qualsiasi momento, senza che ce ne accorgiamo, possiamo essere infettati praticamente. Un brutto scherzo che molto no, ma ha creato disagio anche al sistema calcio regionale, perché certamente quando succedono queste cose poi l'allarmismo praticamente si crea. Quello che è importante pure è che praticamente sono messi in discussione anche i protocolli sono fatti da professionisti seri che sanno quello che devono fare e sanno come eventualmente regolamentare tutta la situazione. Certamente, un dato di fatto sicuramente importante, anche se io condivido in sostanza tutto quello che hai detto, però un dato di fatto importante è anche che oggi come oggi il 94% dei positivi è asintomatico, insomma, tant'è vero che è stato anche ridotto il periodo di quarantena e basta un solo tampone poi per tornare all'attività se si è asintomatici, insomma, quindi questo significa che se si sta attenti è ancora più facile continuare con grande serenità a livello di calcio dilettantistico e calcio giovanile. Sicuramente, sicuramente, in questo DPCM ci sta qualche segnale che dà qualche speranza in più, come dicevi tu poco fa, la riduzione dei tempi di attesa praticamente in caso di positivi, insomma delle procedure un poco più corte e più snelle da questo punto di vista qua. Io ne voglio approfittare un attimo per dare un messaggio anche a tutte le società, che praticamente noi non siamo l'organismo eventualmente preposto che può decidere se una partita si può giocare o non si può giocare praticamente. Per esempio ci sono stati alcuni casi che c'è stato un positivo
in una comunità praticamente dice: ma noi che facciamo? Ci sono le procedure dell'ASVEM, che sono delle procedure molto, molto attente e credo anche che vadano molto in profondità. Perciò quando ci sono dei casi, certamente se viene coinvolto direttamente qualche tessera della società, la federazione a scopo precauzionale praticamente deve prendere i dovuti provvedimenti anche di sospensione della gara. Ma in tanti casi praticamente, che in particolar modo in questi giorni si stanno anche verificando nella nostra regione, non è che un positivo in una comunità blocca la vita di tutta quella comunità. Certamente si stava a fare un lavoro e noi credo che con i protocolli che ci sono in atto praticamente anche sulla tracciabilità abbiamo un buon protocollo che dà la possibilità anche agli organi proposti poi di poter eventualmente inventariare quello che è successo. Quindi in definitiva possiamo concludere questa intervista. Io ti ringrazio, possiamo concludere dicendo si va avanti, ma insomma, stiamo tutti attenti. Grande senso di responsabilità da parte di tutti in qualsiasi momento della giornata, nel mondo lavorativo, nel tempo libero, in famiglia. È un momento praticamente che lo dobbiamo gestire con grande attenzione. Io credo che se siamo tutti molto molto attenti non ci facciamo eventualmente illudere che praticamente il virus non c'è e a quel punto là ci possono fare problemi. Però io sono convinto che il nostro sistema federale di protocollo praticamente sono abbastanza efficaci e abbastanza sostanziosi dal punto di vista come sono stati emanati. Naturalmente dobbiamo aspettare l'evolvere della situazione, però andiamo avanti con fiducia e cerchiamo di continuare a vivere in tutto e per tutto, compreso lo sport, il calcio, insomma, che fanno parte della nostra vita sociale.